la città di Nardò, nel Salento, 5 vele della guida blu di Lega Ambiente per la bellezza del paesaggio, la qualità dell'acqua, la corretta gestione del territorio ed il rispetto dell'ambiente si estende per circa 23 km sul Mar Ionio. La costa neretina ha inizio dalle quattro colonne e si protrae fino a Torre Spillace, passando per Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Porto Selvaggio, Torre in Serraglio e Sant'Isidoro, attraendo oltre 100.000 turisti l'anno, incantati dal mare cristallino e dalle spiagge pulite. Le quattro colonne rappresentano i resti di un'antica torre, chiamata Torre del Fiume, per via di un piccolo fiume con sbocco al mare, oggi scomparso. La torre, fatta costruire ai primi del 600 da Carlo V, serviva per proteggere i confini sud-occidentali dalle incursioni dei saraceni e dai corsari nordafricani. Presentava una struttura tronco piramidale a base quadrata, con bastioni angolari a pianta pentagonale ed un'altezza di 16 metri. Si stagliano maestose nel cielo e nelle splendide giornate di sole si riflettono nelle acque azzurre e calme dello Ionio. Ristoranti, hotel, discoteche, bed and breakfast, parco giochi e mercatino rionale sono occasione di evasione del ritmo frenetico della vita quotidiana. Un tempo piccolo villaggio popolato da pescatori ed oggi rinomata località balneare. Santa Maria al Bagno è un luogo ideale di relax per chi ama respirare aria salubre e nuotare in acque pulite e cristalline. La spiaggetta di Santa Maria al Bagno è caratterizzata da un alternarsi di rientranze e sporgenze, basse e comode sia per lo scalo di Alagio che per la balneazione. La caratteristica paesaggistica del luogo ha spinto negli anni i signori locali a spostarsi dalla città verso le zone di villeggiatura per edificare ville e palazzi a poche centinaia di metri dal mare. I particolari e i dettagli di tali costruzioni sono tutt'oggi visibili. Negli anni tra il 1943 ed il 1947, la popolazione di Santa Maria al Bagno forniva assistenza in favore degli ebrei liberati dai campi di sterminio in viaggio verso il nascente Stato di Israele, dando vita ad un esemplare campo di accoglienza, alleviando così le sofferenze degli esuli e dimostrando elevati sentimenti di solidarietà umana e di elette virtù civiche. Per tali ragioni il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2005, ha conferito al Comune di Nardò la Medaglia d'Oro al Merito Civile. Testimonianza di quel periodo sono i murales, conservati nel Museo della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno, inaugurato di recente. Il primo murales, con al centro una menorah con candele accese, raffigura la religiosità ebraica. Il secondo murales, di maggiori dimensioni, rappresenta il viaggio degli ebrei dal sud dell'Italia verso Eretz Israel. L'ultimo murales raffigura invece una madre ebrea che con il suo bambino chiede ad un soldato inglese di entrare in Israele. Santa Caterina di Nardò vanta paesaggi di indiscusso valore ambientale e naturalistico, come la stupenda spiaggetta attrezzata, la tranquilla e verdeggiante pineta, le grotte naturali ed il limpidissimo mare. Recentemente Santa Caterina è stata interessata da lavori di ristrutturazione ed abbellimento che hanno riguardato in particolar modo la suggestiva piazzetta centrale. Il porticciolo è protetto da un molo banchinato per un tratto di 35 metri sul lato interno, con una banchina di riva di 40 metri posta tra due scali d'alaggio. Il pesce è il protagonista assoluto delle tavole, dalle triglie ai calamari, dagli scorfani alle orate.
Numerosi sono i ristoranti e le trattorie nel quale si può gustare la vera cucina salentina che unisce ai sapori del mare quelli dall'antica tradizione contadina. I fondali rappresentano un caratteristico ambiente subtropicale. Si incontrano spesso coloratissimi nudi branchi con le loro livree sgargianti. Grazie alla ricchezza e varietà della vegetazione e della fauna marina di elevato valore biologico, nel 1997 è stata costituita l'area marina protetta di Porto Cesareo e Nardò, che si estende fino a 7 miglia dalla costa per circa 32 chilometri tra Punta Prosciutto e Torre in Serraglio. Una delle zone più belle del Salento, sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista archeologico, è rappresentata dal Parco Naturale di Porto Selvaggio, che istituito con una legge regionale nel 2006, si estende per circa 1000 ettari e riunifica in un'unica area il Parco Naturale Attrezzato, già istituito nel 1980, e l'area naturale protetta della Palude del Capitano. I primi decenni del Cinquecento rappresentano per il Salento il periodo in cui si intrapresero i lavori di fortificazione lungo le coste e nell'entroterra. La fortificazione portò alla costruzione di numerose torri di guardia. La Torre dell'Alto, immersa nel verde dei pini d'Aleppo, è posta su una rupe di ben 51 metri. Si narra che da questa rupe, chiamata del Salto della Dannata, venissero gettati in mare i condannati a morte. I particolari della torre sono rimasti intatti negli anni. A chiudere la baia del parco di Porto Selvaggio c'è Torre Uluzzo, che svetta sull'alto della scogliera. La baia di Uluzzo, all'interno del parco, custodisce uno dei depositi preistorici più conosciuti a livello europeo, giacimenti della Grotta del Cavallo, della Grotta di Carlo Cosme e della Grotta di Uluzzo. Di notevole interesse sono le grotte sommerse che in un tempo lontano, quando il livello del mare era più basso, erano emerse ed abitate. Con l'aria pulita, i luoghi incontaminati, con le acque cristalline, il parco di Porto Selvaggio è un ottimo luogo per rilassarsi, passeggiando tra i sentieri del bosco o ammirando spettacolari tramonti, restando comunque incantati da questo meraviglioso angolo di paradiso. La costa di Nardò incontra anche Torre in Serraglio, luogo di villeggiatura con annesso villaggio turistico, e Torre Sant'Isidoro, caratterizzata dai fondali bassi per un lungo tratto di spiaggia e dalla sabbia bianca e finissima. Torre Squillace si innalza sulla dolce e delicata spiaggia che nel suo splendore delimita il territorio neretino. Le marine di Nardò costituiscono uno dei tratti di costa più belli del Salento, nascondono tanti segreti ed un itinerario variegato ed entusiasmante che si snoda tra torri costiere e baie bellissime. Esse offrono al turista più di quanto possa mai aspettarsi, qualsiasi espressione usata per parlare della suggestività di Santa Maria al Bagno o della natura incontaminata di Porto Selvaggio o per descrivere le bellezze di Santa Caterina e di Sant'Isidoro finirebbe col far loro torto.